Obiettivo 1 per noi, mai più commissioni a merito. Obiettivo 2, merito non può e non deve essere solo un paese di 'ndrangheta. La legalità non va interpretata, così ha detto qualcuno ieri. Questo noi lo lasciamo fare ai principi del foro. I servizi essenziali devono essere garantiti quotidianamente: acqua, luce, pulizia, pubblica illuminazione. Abbiamo già detto e non ci ripetiamo per queste cose. Fatti e non parole. Per noi sarà semplice. Sappiamo dove e come mettere le mani. Dove e quando toccare. Sempre con quel famoso modello famiglia. Noi il giorno 2, il giorno dopo che vinceremo le elezioni, dopo la proclamazione, chiuderemo le sale cinesche del comune, le chiuderemo con la mano sinistra, contestualmente con quella destra le riapriamo, il comune verrà trasformato in azienda famiglia, lavori mangi, non lavori non mangi, lavori mangi per quanto lavori, non lavori inizi a grattarti la testa, mi sembra che è giusto che debba essere così. Per questo, per queste problematiche, quelle spicciole, la pulizia dei cigli stradali, le cunette, i sottopassi, le scuole, io vi invito ad andare a fare un giro per i cortili delle nostre scuole, degli asili, i cimiteri, ci arrivo, qualcuno me lo suggerisce, non ho trascurato nulla, ci ho lavorato, non ci sfuggeranno poche cose. Faremo sinergia con gli operai del consorzio di bonifica. Sì, gli operai, i commissari non ne hanno voluti 7 al costo solo del gasolio per movimentare i 2 mezzi meccanici che loro portavano con sé. Non hanno inteso portare al comune il modello famiglia, noi lo faremo, perché avremo risultati a costo irrisorio. I tributi, giovedì prossimo sarà una data importante per Merito. I commissari, i 3 commissari profettizi approveranno il prossimo bilancio. Io ho cercato di attingere qualche informazione, non è trapelato nulla. Non sappiamo se confermeranno meno le aliquote, se le abbasseranno, se le alzeranno. Sappiamo soltanto che non arriverà il dissesto e di questo li ringraziamo anche. Noi a più riprese abbiamo a testa alta e a voce alta chiesto l'abbassamento delle tasse, abbiamo sempre detto e sostenuto, ma è la verità, non diciamo falsità o bugie, che molta gente non arriva a fine mese, che molta gente non riesce a sopportare questa pressione fiscale. Aspettiamo e sicuramente ci determineremo dopo. La città metropolitana, attorno alla città metropolitana gira il mondo, signori, gira il mondo della viabilità, dei trasporti, girano i finanziamenti e qua bisogna saper mettere in pratica l'arte della politica, quella positiva per intenderci, e quindi non possiamo e non dobbiamo dare questa pesante delega in mano ad una delle altre 2 liste. Questo, tranquilli, non succederà.